In Italia il 18 marzo scorso la variante inglese del coronavirus era pari a quasi 9 casi su 10. La stima viene dalla nuova indagine condotta dall'Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler. Secondo lo studio, nel nostro paese la prevalenza della variante è dell'86,7%, con valori oscillanti tra le singole regioni tra il 63,3% e il 100%. Preoccupante la situazione anche nelle Marche. Sulla variante inglese ogni settimana vengono fatte delle campionature a random. Nell'ultima settimana sono stati prelevati 64 campioni, di questi 54 erano positivi alla variante inglese, 2 alla variante di New York e 2 alla variante brasiliana. Quindi su 64 casi 58 avevano la presenza di varianti. Quindi tendenzialmente ormai siamo attorno al 90% di presenza delle varianti sul nostro territorio. A livello italiano è l'86%, quindi ormai vi è una prevalenza della variante all'interno del ceppo originario. La variante inglese è ben distribuita su tutto il territorio regionale, ha proseguito Pompili, direttore dell'osservatorio epidemiologico. Per far fronte al problema e cercare di frenare i contagi, ieri, dopo l'indicazione ministeriale partita dalla cabina di regia, il servizio sanitario della regione ha emanato una circolare con la quale è stata comunicata la modifica dei metodi di tracciamento dei contatti e di uscita dalla quarantena. Si è valutato oramai che vi è una presenza endemica della variante inglese nel nostro territorio, quindi è chiaro che i tempi di uscita sono più lunghi, non sono più i 10 giorni di prima, ma diventano 14 giorni. Perché? Perché si è scoperto che con la variante inglese i tempi di uscita e di guarigione sono tendenzialmente più lunghi. È più contagiosa? Allora, le indicazioni delle CDC dicono di sì, ed è chiaro che anche noi abbiamo rilevato questo dato. Quello che è più contagioso è il fatto che vi è un tempo più lungo di contagio. Essendoci un tempo più lungo di contagio, è chiaro che hai una probabilità maggiore di contagiare più persone. Quindi è chiaro che il tempo di contagio più lungo porta con sé una maggiore incidenza dei casi, un maggior ricovero dei casi e anche una mortalità maggiore. I sintomi invece sono gli stessi, fa sapere l'esperto, che ha commentato anche l'andamento della curva epidemiologica, visto il boom di contagi, oltre 800, registrati nelle ultime 24 ore. Noi sul tasso di incidenza rischiamo di essere sopra 250 su 100.000, quindi non è detto alla data di oggi che avremo un inserimento in fascia arancione, anzi la probabilità è maggiore per una continuità in fase rossa. Ecco, continua comunque la pressione sugli ospedali, e l'indice RT però sembrava comunque calato in questi giorni, la scorsa settimana. Sì, l'indice RT è passato da 1,19 a 1,15. Tieni presente che l'indice RT misura un evento già passato nel tempo. Noi oggi abbiamo registrato un aumento di incidenza. Nell'ultima settimana l'incidenza, se no, era calata di circa 1000 casi sulla settimana prima. Oggi un campanello d'allarme però molto forte, perché 260 casi con un'incidenza così forte a Macerata era molto tempo che non si vedeva. Dovremo quindi domani rimanere sotto i 600, 500, c'è un dato? Sì, domani dovremmo avere attorno ai 520, 515, 520 casi. Altrimenti si rimane appunto in zona rossa, anche se i parametri ministeriali, RT e incidenza, sono in calo. Il direttore infine ha parlato di vaccini. Dall'analisi effettuata è emerso che il 65% degli over 80 nelle Marche è stato vaccinato e entro la metà di aprile si dovrebbe chiudere la prima somministrazione per l'intera categoria. Messa in sicurezza questa fascia di età più a rischio, ci si aspetta un trend di miglioramento. Ci aspettiamo un trend da metà aprile che può essere inizio di flessione abbastanza rilevante. C'è chi dice di una immunità poi per 2 anni dal momento della vaccinazione, della seconda dose, quindi del richiamo. Vi risulta così? Guarda, come Regione Marche, l'IRCA sta effettuando delle analisi molto dettagliate su questo aspetto. Stiamo valutando adesso i primi dati, quindi i primi dati di durata a livello di prevalenza nel territorio regionale, e appena abbiamo i dati, insomma, importanti, li comunicheremo assieme all'IRCA.